Inviterei adesso sul palco il colonnello pilota Francesco Miranda. Napoletano di nascita e classe 1978, si è laureato in scienze politiche e ha frequentato presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli il corso Turbine 4 dal 1996 al 2001 ed ha conseguito il brevetto di pilota militare presso il NATO Flying Training in Canada su velivolo Hawk 115. Dal 2003 viene assegnata al quarto stormo di Grosseto sul 104. Da settembre 19 è in servizio presso il Comando Scuola Aeronautica Militare, Terza Regione Aerea, dove ha assunto l'incarico di capo sezione studi e piani, vicepresidente dell'ufficio T-34, ufficio programma IFTS. Il colonnello Miranda ci parlerà della capacità addestrativa nel tempo, evoluzione delle esigenze e degli ausili tecnologici, formazione di piloti sempre più capaci. Colonnello Miranda, a lei la parola e avanti tutta. Grazie per l'introduzione. Intanto desidero porgere i miei saluti al generale Vestito, al generale Argeri. Sono andati via da poco il prefetto e il presidente della provincia. Il mio saluto va anche a loro, ma soprattutto a voi ragazzi delle scuole. Il mio intervento è rivolto soprattutto a voi. Chiedo scusa al presidente dell'Associazione Arma Aeronautica se cercherò di rendere dei concetti difficili un po' più semplici, ma il mio target, chiedo scusa, non siete voi, ma sono loro lì in fondo, perché voi rappresentate il vostro futuro. Grazie all'ingegner Cioffi per aver magistralmente introdotto il mio intervento, ci ha parlato da quando è nato il volo fino ai giorni d'oggi. E a me invece ho l'onore e il piacere di presentarvi quello che è oggi il volo, l'addestramento al volo, come si diventa piloti militari. Quindi io vi accompagnerò in questo percorso e cercherò di illustrarvi, soprattutto con dei video, come si diventa piloti militari. Il mio focus sarà soprattutto sui velivoli ad ala fissa, sui velivoli a getto. Dopo di me poi ci saranno i miei amici e colleghi della linea ala rotante che vi parleranno di come si diventa poi piloti operativi di elicottero. Io rappresento il comando delle scuole che abbiamo il compito di selezionare, formare e addestrare comandanti e professionisti esemplari, determinati a servire la nazione con lealtà, coraggio e competenza. Fa parte dell'aeronautica militare, non è un lavoro. Si entra a far parte di una famiglia. Piccolo aneddoto, ieri sera io sono arrivato qui a Varese e avevo due possibilità, andare a fare un aperitivo con miei coetanei o amici oppure fare un aperitivo con i rappresentanti dell'Associazione Arma Aeronautica. Persone molto più anziane di me, abbiamo passato una serata meravigliosa, si entra a far parte di una famiglia. Far parte dell'aeronautica militare significa dedizione, professione, ma è uno stile di vita. Non si va al lavoro soltanto per l'orario lavorativo oppure per lo stipendio, che sicuramente è una parte importante, ma si entra a far parte di una famiglia. È uno stile di vita che ti prende 24 ore al giorno e per tutta la vita. Oggi illustrerò dei concetti che in 20 minuti sarà difficile approfondire. Ma vuole essere soltanto un inizio, stimolare quella che è la vostra curiosità. E chissà, magari qualcuno di voi in futuro potrà essere qui al mio posto a spiegare quello che sarà il futuro. Selezione, formazione e addestramento al volo. Oggi io vi parlerò soprattutto dell'addestramento al volo. Per parlare di addestramento al volo, ovviamente dobbiamo vedere quello che è il prodotto finale, i piloti operativi, quelli che poi fanno il vero lavoro reale di tutti i giorni. Notizie di tutti i giorni, abbiamo varie guerre aperte su vari fronti. Quindi io vi illustrerò un video di quella che è l'operatività dell'aeronautica militare e a noi comando scuole spetta il compito di addestrare i piloti che poi verranno impiegati in maniera operativa.
questo è quello che fa l'aeronautica militare oggi. Come si diventa piloti operativi? Non dall'oggi al domani, richiede competenza, professionalità, tanto sacrificio e tanto tempo. Vediamo sin dall'inizio, da quando si entra in aeronautica, il percorso che bisogna seguire. Si inizia con la cosiddetta fase 1, l'ingegner Cioffi ha parlato dell'SF260, quello velivolo a elica che utilizziamo ancora oggi, che viene utilizzato per selezionare i piloti. Lì vediamo se un candidato ha le potenzialità per diventare pilota. È una fase che si svolge a Latina. Superata questa fase si entra in accademia e durante l'accademia aeronautica si continua a volare sull'SF260 su delle fasi più avanzate, ma sempre su velivola ad elica. Dopodiché si passa alla fase 2, velivola MB339, lo stesso utilizzato dalle frecce tricolori. Ne ha parlato l'ingegner Cioffi, approfondisco questo aspetto. Cosa facciamo sul velivolo MB339? La fase 2 è la prima volta che un pilota vola su un velivolo a getto. E lì vediamo chi ha la potenzialità per diventare pilota di jet, pilota multi-engine oppure pilota di elicotteri. Fase che si fa presso Galatina in provincia di Lecce. I piloti che vengono assegnati alla fase jet continuano sul velivolo MB339 Charlie. Aeroplano similare all'Alfa, soltanto con una versione più avanzata. Glass cockpit ed up display, quindi l'avionica è migliorata. Qui facciamo addestramento a jet avanzato prima di passare a quella che è la fase 4, che è una vera eccellenza mondiale dell'aeronautica militare, che si fa... Vi illustro prima adesso la fase multi-engine. Chi viene assegnato alla fase multi-engine va a pratica di mare, dove vola sul velivolo P180, mentre invece chi va alla fase elicotteri va a Frosinone, dove vola sui vari elicotteri che vi verranno illustrati dopo di me. Chi continua sulla fase jet, che è il focus del mio intervento di oggi, va alla fase 4. Scuola di volo internazionale appena costituita sulla base di Decimomannu, e approfondirò in un attimo. Vediamo nel dettaglio quella che è la fase 2. La prima volta vi ricordo che un pilota vola su un velivolo a getto. Si fa a Galatina, addestramento basico al jet, si va ad identificare e valutare il potenziale degli studenti e alla fine poi facciamo questa suddivisione tra piloti jet, elicotteri oppure trasporti. Con un video vi vado a far vedere quello che è il syllabus addestrativo, tutte le varie fasi di volo. Per quanto possa sembrare avanzato, questa per noi è considerata una fase basica su velivolo a getto, dove il pilota per la prima volta impara a volare su un velivolo a getto, fa i primi voli in formazione, volo strumentale, volo notturno e da qui poi valutiamo il potenziale. Chi viene assegnato alla linea jet passa alla fase 3, che si fa presso il 213° gruppo volo, che è un addestramento avanzato per gli studenti selezionati per la linea caccia. Alla fine di questa fase si diventa piloti militari per la linea jet, quindi si ha la cosiddetta aquila turrita. Anche per questa fase, con un video, vi faccio vedere quello che è il syllabus addestrativo. Ci tengo a sottolineare che alcuni aspetti di questo syllabus, l'aeronautica militare italiana è già leader mondiale, perché ci sono delle fasi di volo che siamo gli unici a farle, in particolare modo per quanto riguarda l'attacco al suolo o il rifornimento in volo.
Addestramento sicuramente più avanzato. Avete visto che ci sono stati anche momenti in cui c'era personale di altre forze armate, dell'esercito. È la prima volta che i piloti entrano in contatto e a lavorare con altre forze armate, perché oggigiorno da soli non si va da nessuna parte. Quindi in questa fase noi già esponiamo, in questo siamo gli unici al mondo, i nostri piloti a lavorare con personale sia dell'esercito che della Marina, in particolar modo per missioni di attacco al suolo. Finita la fase 3 su velivolo 339, passiamo al 212 gruppo volo, che è l'impiego del velivolo da combattimento in scenari multiruolo, il 346. L'ingegner Cioffi ci ha fatto vedere il primo volo. Io adesso vi faccio vedere quello che è successo dal primo volo fino ai giorni d'oggi. Partendo dal concetto fight as you train, quindi combatti come ti addestri, noi vogliamo addestrare il nostro personale così come combatte. I velivoli futuri, a meglio, i velivoli attuali e futuri sono rappresentati dall'F-35. Questo è il 346. Noi sul 346 facciamo un addestramento che accompagna i nostri piloti ad una transizione quanto più lineare possibile sui velivoli avanzati. Perché è nato il 346? Prima i velivoli operativi venivano rappresentati dall'F-104, dal Tornado, dall'F-16, velivoli di cosiddetti di seconda e terza generazione. I velivoli di oggi sono l'F-35 e l'Eurofighter. Sarebbe stato impensabile fare una transizione dal 339 a questi velivoli senza difficoltà. È nato il 346 con un addestramento innovativo, perché rappresenta non solo un aeroplano, ma è un sistema, viene chiamato Integrated Training System, sistema di addestramento integrato. L'aeroplano è solo un elemento, e vado a vedere in dettaglio cosa significa questo addestramento integrato. Abbiamo la parte ground, le lezioni vengono svolte per il 90% al computer, con presentazioni o video interattive con il pilota in addestramento. Dopodiché si passa a dei simulatori basici, simulatori dove anche in questo caso la lezione è interattiva. Abbiamo il simulatore che ci dimostra quello che bisogna fare per ogni attività. La seconda parte della lezione, il simulatore ci dice cosa fare e il pilota lo deve fare. Terza parte della lezione è il pilota a dover fare tutti gli item previsti. Al completamento di tutto, la lezione viene considerata completata. Ai tempi già miei, ma soprattutto del generale Mainini, tutto ciò era impensabile. Tutto questo si faceva con una fotografia appesa in cameretta e si simulava tutto questo. Dopodiché si passa all'FMS, il Full Mission Simulator, un simulatore estremamente avanzato con un visual a 360 gradi che, grazie alla tecnologia LVC, Live Virtual Constructive, che in un attimo vado ad approfondire proprio molto velocemente, ci consente di collegare l'aeroplano, il simulatore e i computer in un unico scenario. Tutto questo all'interno di un Embedded Tactical Training System che ci consente di simulare tutte quelle che sono le armi, i software dei velivoli più avanzati, ma su un velivolo da addestramento, in modo tale da esporre i nostri piloti in addestramento a quelli che saranno gli scenari operativi del futuro.
Le voglio ricordare, colonnello, che ancora 4 minuti d'orologio. La mia presentazione sta già introducendo quella che è la prossima, quindi a breve concludo. Grazie. La tecnologia Live Virtual Constructive. Live, l'aeroplano, virtual e simulatore constructive all'interno di un unico scenario. Per questo l'Italia è unica al mondo ad avere questa tecnologia, grazie alla Leonardo che ha sviluppato questa tecnologia. La settimana scorsa io ho incontrato delegazione belga e americana presso Decimo Mannu, la delegazione americana con lo scopo dichiarato di copiare quella che è la nostra tecnologia e scuola di addestramento per importarla negli Stati Uniti. Cosa ci consente questa tecnologia? Molto brevemente, uno scenario da 4 aeroplani, possono essere 4 aeroplani oppure 2 aeroplani e 2 simulatori o computer. Al pilota sui sensori di bordo non vi è alcuna differenza. Tutto questo avviene in tempo reale. L'aeroplano ovviamente è un elemento importante di questo addestramento. Non c'è soltanto la parte ground, ma c'è anche l'aspetto dell'aeroplano. Il 346, alti angoli di attacchi, molto similari a quelli che sono l'F-35 e l'Eurofighter. Alt-G è un velivolo supersonico fino a Mach 1.2. Helmet mounted display. Cosa significa? Che il pilota sul casco riesce a vedere tantissime informazioni. Quindi, per essere attenti a quelli che sono i requisiti addestrativi rappresentati dai velivoli di quarta e quinta generazione, noi abbiamo creato questo addestramento di fase 4 che ci consente di esporre i nostri piloti ad uno scenario multiruolo dove infodomain, se ne parlava precedentemente, il pilota non deve soltanto pilotare l'aeroplano, deve essere addestrato a gestire tantissime informazioni. In passato, ai tempi dell'F-104 oppure del Tornado, l'80% dell'attenzione del pilota era rivolta a pilotare l'aeroplano e solo il 20% a gestire i sistemi. Oggigiorno è l'opposto. Pilotare l'aeroplano è semplice, gestire tutti i sistemi è difficile. Ecco che con il 346 ci viene consentito di fare tutto questo. Un addestramento estremamente avanzato. Tutto questo è stato creato dall'aeronautica militare con il supporto della Leonardo, sia per quanto riguarda i velivoli che tutta la parte ground. Questo addestramento ci è stato richiesto negli anni da sempre più nazioni di tutto il mondo e si è arrivati a un certo punto che l'aeronautica militare non era più in grado di soddisfare a quelle che erano le numerose richieste di paesi stranieri ed ecco che per aumentare l'offerta formativa
è nata la International Flight Training School. Comandante, io credo di aver sforato forse di 30 secondi, non oltre, e quindi siamo pronti per il prossimo intervento. Grazie.